Buongiorno Milano dal Duomo, a pochi metri dalla Madonnina. Siamo qui oggi, il giorno prima del primo ritorno a una nuova normalità. Siamo qui per ricordare chi non c'è più, chi ha sofferto e chi sta soffrendo per questo virus che ha sconvolto le nostre vite. Siamo qui per essere vicini a tutti coloro che piangono i loro morti o che sono in trepidazione per chi ancora è malato. Siamo qui per ringraziare medici e infermieri, che giorno per giorno hanno lavorato, sacrificando la loro vita per curare i malati, per lenire il dolore, per dare respiro, conforto e consolazione fino all'ultima stilla di vita. Siamo qui per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno fatto funzionare la città in queste settimane, i visibili e i meno visibili, che hanno vegliato sulla vita della nostra città addormentata. Siamo qui per raccontare questi giorni di vita sospesa, chiusi in casa, protagonisti di una nuova solidarietà, eppure alle prese, anziani, grandi, giovani, piccini, con i tanti problemi di un'inedita convivenza che ci ha messo alla prova in un modo che non avremmo mai immaginato possibile. Ma siamo soprattutto qui, in cima al Duomo, perché questa non è solo la nostra cattedrale. Non è solo il puro orgoglio di un monumento noto in tutto il mondo e improvvisamente vuoto di fedeli e di turisti. Noi siamo qui perché il Duomo è Milano, è dei milanesi, di tutti i milanesi, vecchi e nuovi, stanchi e audaci. È di tutti i milanesi che si apprestano a ricominciare la loro vita, tra mille dubbi e incertezze, ma con la voglia di ricominciare a costruire il futuro nostro e dei nostri figli, a partire da queste guglie. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un'emergenza sanitaria, siamo in preda a una crisi socio-economica che rischia di avere conseguenze gravi sul futuro della nostra città, delle nostre famiglie, dei nostri figli, delle persone più deboli. Per questo siamo qui, perché qui Milano ha vissuto tutta la sua storia, nei momenti tragici e in quelli felici. Perché qui i milanesi hanno pregato, ma hanno soprattutto costruito quei valori di laboriosità, di ingegno e di solidarietà che hanno reso unica la loro città. Perché di tutto questo abbiamo bisogno oggi. Alcuni di noi sono più ottimisti e impazienti, altri si sentono più fragili e impauriti. Ma tutti dobbiamo capire che c'è una nuova strada da percorrere, un passo alla volta, con prudenza e attenzione, ma senza perdere un'occasione per ridare linfa e vita alla nostra città. Ci siamo riscoperti solidali e uniti, capaci di un controllo, specie nei giovani, sul quale forse non avremmo scommesso. Soprattutto siamo stati popolo, capaci di rispetto e di sacrifici della nostra vita che hanno stupito persino noi stessi, continuando a lavorare, magari in un modo diverso. Domani inizia un'altra delle fasi che comporranno questo ritorno, non necessariamente lineare, alla nuova normalità. Riapriamo i negozi, riacquisiamo i nostri spazi, riprendiamo il senso della nostra comunità, il significato del nostro futuro. Ma tutto può essere ancora molto fragile, nonostante la nostra volontà di un nuovo inizio. Ci rivolgiamo alla Madonnina, che da lassù continua a guardare a tutta la città, per dirle che noi tutti stiamo cercando di fare bene, stiamo provando a riaccendere la città con prudenza, attenzione e cura verso gli altri. Tu non farci mai mancare il tuo sguardo. Grazie.